Buongiornissimo ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è 21? No, oggi è 20. Ma mi sembrava un pochino too much. Allora, la prima cosa che andiamo a fare oggi è aprire la casellina. Oh, è 21. Oh Gesù santo. Infatti io stavo guardando la casellina e dico è 21. Lì c'è Giorgio, lo vedete? Allora, sì, ieri sera ammetto che l'avevo sbirciato, ma non sono riuscita a tirarlo fuori come sempre. Comunque, il World Hype Mascara, quindi direi che vi è andata proprio di lusso perché è fighissimo se non l'avete mai provato. E qui c'è la mia piccola ombretta. E l'amore della sua mamma. È vero, amore? Oh, c'ho la crema, aspetta, non leccare. Buongiorno. Buongiorno, ha fatto caca, pipì e tutto quanto, e sta a posto. Io stamattina mi sono svegliata presto, mi sono messa a guardare qualche puntatina di Good Witch, che finalmente è uscita la quinta stagione su Netflix. E adesso mi devo preparare per andare appunto dalla signora, che ha il mio cucciolino, che le devo portare un po' di documenti per il microchip, come vi ho spiegato nel vlogmas di ieri, anzi se ve lo siete perso e vi risulterà strano, cucciolino di cosa? Ecco, andatelo a rivedere. Poi mi faccio un giro a Parco Leonardo, che è un centro commerciale dove c'è anche Moby Dick, che è un negozio di animali, e passo a comprare delle cosine che mi serviranno, perché il cucciolo non lo prendo oggi, logicamente. È vero, amore? Ho un fratellino per Wendy. Ma lo prenderò dopo gennaio, o meglio i primi di gennaio, perché ancora deve fare qualche vaccino, qualche cosa così. Quindi direi che mi preparo perché ho detto alla signora che andavo alle 10 e sono le 9 e mezza. Ragazzi, sono appena stata a vedere il cucciolo. Mamma mia, ogni volta che lo vedo è sempre più bello. E abbiamo parlato un po' di quello che gli serve, vaccini, cose mediche, eccetera. E poi appunto non vi ho più detto che alla fine Franci non viene oggi, mamma mia. Puntato il sole perché prima, cioè fino a poco fa, stava facendo il diluvio, un sacco di vento, e quindi visto che lei abita un po' fuori, ho detto non ti fare tutta la strada col pericolo che magari trovi qualcosa appunto per strada. E quindi niente, ci vediamo l'anno prossimo. E niente ragazzi, mo io ho già un colpo al cuore perché l'ho lasciato, si era addormentato su di me. Piccolo. Tra l'altro ieri sera, poco prima che andassi a dormire, stavo già nel letto, mia madre è venuta, mi fa: ma questo cagnolino, quindi? Ecco, già avevo capito, oddio, che mi dice? È calla. Io ho cominciato a fare dei video, mi ha detto: ma quando lo porti? Io: ma come, sai già che lo porto a casa? Sì, figurati, ti conosco, tanto quando ti metti in testa una cosa, è quella. Quindi, ha detto, l'ha visto anche già tuo padre. Mio padre non mi ha ancora parlato da quel momento, quindi staremo a vedere oggi cosa succederà. Lo prenderò proprio i primi, tipo se non il 1 gennaio, il 2, così ho tempo di organizzare tutto quanto, di stare più tranquilli, perché comunque bisogna stargli un po' dietro, soprattutto all'inizio. Allora, sto cercando la cuccia. In realtà non volevo prendere di queste qui morbide con cuscini, ma questa, e poi metterci dentro un cuscino. Rieccomi a casa, volevo farvi vedere un po' le cose che ho preso per il cucciolino. Sono stata da Moby Dick. Prima di tutto questo giochino qua, che è troppo carino. Tra l'altro anche, vedete qui c'è una etichettina che poi va staccata. La faccia simula delle pulsazioni tipo battito cardiaco, perché lui adesso sta insieme ad altri cucciolini. Io non so, cioè anzi sono sicura che appena preso Wanda non è che gli si metterà vicino, o forse mi sorprenderà. Comunque in ogni caso, per non farlo sentire solo, la mamma gli ha preso questo. Sembra proprio il fazzolettino dei bambini. Vedete, ha queste cosine da mozzicare, questo per i denti. Poi altro giochino, io ho preso questo sempre perché non gli voglio dare quelli di Wanda, perché ci manca solo che gli diano anche per quello. Quindi questo dovrebbe essere alla sua grandezza più o meno. Poi due ciotoline. Sempre per il discorso, magari quando sarà più in là l'acqua la berranno insieme. Due ciotole separate per i croccantini. Per ora una per l'acqua, una per i croccantini, solo per lui. Queste qui grigie, ho preso plastiche, carine però. Sotto hanno l'antiscivolo. Poi gli ho preso questa cuccetta che è formata da due pezzi. Ho preso questa inizialmente perché magari, non so, le prime volte può essere che a piccolo mi faccia la pipì sul cuscinetto e non potevo prendere una cuccia di quelle solo tessuto, perché sennò sarebbe stato un casino, dovevo sempre metterla a lavare. Così metti a lavare questo e
questo qui insomma la pulisci facile, sempre tutto sul grigio, così si intona anche la mia camera. Tra l'altro per i primi tempi vorrei farlo stare soltanto qui in camera, vabbè poi lo porto logicamente giù in salone, però almeno così non ha la cuccia vicino a Gwenda. Non lo so, sono tutte ipotesi e poi può essere che io faccia in modo diverso. Bisogna sempre vedere come mi reagisce Gwenda, perché quello è il mio primo e unico pensiero al momento. Poi gli ho già preso la medaglietta, vi copro il nome perché logicamente l'ho già incisa. Dietro ci ho messo i numeri mio e quello di mia madre e gliel'ho presa Celestina. Poi ho preso il Drontal Cuccioli, che è praticamente la cosa che è costata di più, 18 euro. Praticamente mi ha spiegato la signora che lo ha adesso, che anche lei ogni volta che ha dei cuccioli comunque nuovi, a tutti gli altri gli fa questo giro di antivermicida sostanzialmente, perché non si sa mai che possa avere qualcosina anche Gwenda, ma anche di piccolo, solo che lei essendo grande non gli fa niente, magari lo attacca a lui che è più piccolo ed è un po' un problema. Quindi io glieli darò a lui e a Gwenda qualche giorno prima che lui arrivi qua a casa. Anche se è per cuccioli, magari a Gwenda gli do una dose un po' maggiore. Adesso poi chiederò al veterinario, perché io l'ho comprato ma chiedo sempre al veterinario. Poi ho preso questi qua che sono dei bites, perché io volevo cercare di fargli un piccolo training già da subito, anche se cucciolo vivace, capirei quanto mi starà appresso, però cerchiamo di farlo stare seduto e a cuccia e di non rompere mentre mangiamo, come invece fa Gwenda, perché io ho iniziato a dargli delle regole. Poi siamo in quattro in famiglia, chi è che seguiva? Solo io. Quindi alla fine mi hanno distrutto il training di Gwendalina, ok? Speriamo che con lui vada meglio. E poi ho preso questi croccantini, che sono i Puppy Mini della Royal Canin. Adesso stavo parlando con Giulia e lei mi ha detto che in realtà la Royal Canin è proprio la marca da evitare, quando io ho sempre saputo e ho sempre dato a Gwenda la Royal Canin, che pensavo fosse una delle migliori. Poi mi dirà anche lei qual è meglio a questo punto per i Chihuahua. Cioè la signora che lo adesso gli dà questi. Quindi, boh, io per ora gli ho preso un pacco da 800 grammi, che tra l'altro costa un botto, perché vi dico, 800 grammi di croccantini, 8,19 euro, che comunque è parecchio, però hanno anche un'alimentazione un po' più particolare questo tipo di cani. E poi un ossettino di questi qua per i dentini, sperando che lui lo mangi, perché Gwenda gli è durata poco la fase ossetti. Quindi questo è tutto lo shopping, come vedete in tinta con la camera. Oddio ragazzi, non ci credo, guardate che sarà vera questa cosa. L'ho desiderato per così tanto tempo che per un periodo mi ero anche scocciata di dirlo a mia madre, perché io sia mia madre sia mio padre fortunatamente, però mio padre è quello un po' più rompi, però ha detto che il video l'ha visto del cagnolino, quindi boh, staremo a vedere. Sono entrata adesso e non mi ha detto nulla, io entro e non mi dicono mai niente, quindi si ritroverà così d'amblè. E niente ragazzi, adesso, visto che è tardino, io comincio ad editare il vlogmas di ieri, così lo metto in carica e una cosa è fatta. Poi devo preparare il post per Instagram e poi oggi volevo prendermela un po' di relax pomeriggio, perché voi vedete la mia faccia, sono piena, piena, non riesco più a dormire la notte, questa cosa mi distrugge, sto perennemente stanca. Poi mi si è rigonfiato il piede perché ieri col fatto del traffico e usa la frizione eccetera eccetera, perché io non ho il cambio automatico, e quindi ieri mi si era gonfiato come una zampogna, oggi mi si è un po' ristabilito ma non è passato, ecco, pensavo mi fosse passato ma in realtà no. Quindi devo cercare di stare un po' col piede sollevato. Basta, metto a posto queste cose. Anzi, adesso facciamo una prova della cuccetta. Che poi vabbè, questo qua, prima che lui arriva, questo qua poi andrà lavato. Anzi, penso che lo metterò subito a lavare. Contate che quando Gwenda era piccola, lei aveva la sua cuccetta in questo mio angolo di stanza. Cioè, in realtà prima era diversa, però insomma più o meno lì. Non so quanto lui resisterà, però abbinato è abbinato. Mia madre mi ha lasciato da fare la carbonara. Purtroppo non c'era la pasta corta, quindi si va di pasta lunga. C'è il guanciale già un po' cotto. Qui c'è tuorlo, pecorino e pepe, poi andranno aggiunti. E poi mi raccomando, tocco di classe, un pochino d'acqua di cottura per mantecare. Mentre per me, ragazzi, dieta, quindi verdure. Sto ripassando un pochino i broccoli e i peperoni con l'aglio e il peperoncino. Non so se ci metterò un po' di couscous, ma devo vedere più che altro se ci sono i ceci. No, perfetto, nessuno ha più comprato ceci, quindi non ci sono. Però qui c'è il mio couscous, quindi lo farò. Allora, sto tornando in camera
perché per preparare il pranzo poi non mi sono più messa. Eccola qui a montare il vlogmas. Sono 24 minuti senza tagli, quindi direi che ci siamo con i tempi. Tra l'altro, adesso a pranzo eravamo solo io e mio padre. È stato un po' un momento di silenzio imbarazzante. Dopodiché mi ha detto: non sai perché Gwen non viene da te? Perché sa che l'hai tradita. E io tipo: in che senso, scusami? Ora che ho visto il video del cane, io: ah sì? Come se non lo sapessi. E ragazzi, è successo l'incredibile. Vedete quando io dico mai dire mai? Mi si è messo a fare tutte domande. Ma quando arriva? Ma è sicuro? Ma ha tutti i vaccini? Ma sta bene? Quanto è piccolo? Che razza è? E i fratelli e le cucciolate? Io scioccata. Io rispondevo tipo: sì, ha una sorellina. È nato in data tot. Cioè, scioccata. Quindi ragazzi, adesso è ufficiale, dopo che ho avuto questa conversation col mio father, il cucciolo è entrato ufficialmente in famiglia. Tutti lo sanno, tutti l'hanno accettato, quindi vedete, in questo caso la psicologia inversa ha funzionato. Oppure gli avrò fatto una capatanta, che tanto hanno detto: ok, meglio accettarlo che questa ci porta tipo di nascosto. E quindi ottimo, ragazzi. Avevo un po' di ansia, devo essere onesta, perché anche negli scorsi video vi dicevo: non lo so se è una cosa sicura, perché comunque io non vivo da sola, quindi non è che proprio posso fare come mi pare. Quindi l'ho detto a uno, che poi l'ho detto a un altro, poi ho portato mia sorella a vederlo direttamente, perché se rompo io e rompe mia sorella, la vedo è una forza maggiore. E quindi il cucciolo, ragazzi, c'era anche prima, però logicamente adesso è definitivamente accettato. Detto ciò, sono le 2:48, non si vedrà mai perché mo ho cambiato sfondo, ci ho messo proprio Jim Carrey in versione Grinch. Niente, non si legge, però sono le 2:50. Il vlog dovrebbe uscire per le 4:30. Stavo riguardando il vlogmas che ho appena caricato, perché ogni tanto mi prende queste cose, mi riguardo i miei stessi video, capite? La follia proprio più totale. E poi stavo parlando con la signora appunto del cucciolino per farmi spiegare questa questione qui. Mentre ho parlato anche col veterinario e poi dopo passare mi ha detto: passa così ti spiego bene tutto. Che vabbè, ero un po' occupato, visto che poi insomma dovevo anche chiudere. Sto capendo bene come comportarmi. Adesso sono le 4:50, quindi direi che è pure ora di fare una bella merendina. Dopodiché mi ha chiamato mia nonna per dirmi se a Natale, proprio il 25, perché vabbè, io come sempre il 24 sto dalla parte di mia madre, il 25 dalla parte di mio padre, quindi quella dalla parte di mio padre, mi ha detto, che poi forse l'avete già vista, sì, sicuramente qualche volta, mi ha chiesto di fare qualche antipastino sfizioso, anzi, voi se avete qualche idea scrivetemele qua sotto. Quindi adesso mi metterò a cercare, nel mentre magari mi metto le AirPods. E ciao, mi metto a cantare a squarciagola, dopodiché mia sorella mi odierà e eccetera eccetera. E appunto cerco qualche ricettina perché allora mia zia fa già l'insalata russa, quindi io potevo fare o tipo una sorta di rosticini, volevo portare, che quelli sono sfiziosi, vanno giù come niente. Oppure dei cornettini salati ripieni, oppure una volta avevo fatto i roll col pane, quello senza bordo, avete presente quello bianco liscio. E avevo fatto appunto dei roll con all'interno, insomma, un po' di cosine. Quindi in teoria mi dovrei inventare qualche roll, tonno, uovo e maionese, insomma, un po' di queste cosine sfiziose. Oppure, altra cosa ancora, da Ikea ho visto che vendono una sorta di cestino per le mousse, quindi fare una sorta di hummus con una sorta di guacamole con un pomodorino sopra. Insomma, adesso vanno queste cose un po' sfizio. Quindi sì, devo inventarmi qualcosa. Più che altro dovrei comprare le cose. E si sa che chi va a comprare le cose verso gli ultimi giorni rimane a bocca secca, quindi adesso mi scriverò un po' di queste idee e vedrò quale effettivamente è fattibile. E vi faccio vedere la dose quotidiana del cane più bello del mondo. Dai, io fa la ninna. Ora invece è tornata mia sorella. Facciamo reazione in diretta del nome del cucciolo. Giorgia, che stai facendo? Saluta. Devi dire, ti piace il nome del cucciolo? No. Ma perché non ti Già non me la piace? ricordo più. Oh mio Dio, non dirlo perché è una sorpresa. Tanto non se lo ricorda, ma poi Sì, me lo ricordo, ma è troppo è strano. bellissimo.
Tanto poi lo amerete. A nessuno piaceva quando l'ho chiamata Gwenda, eppure i miei nomi sono sempre geniali. Che sta a fare questa strutta? Wendy, ti ha dato un pelo di traverso, mami? Guardate che forma longilinea questo cane. È proprio secco. Tra l'altro, vedete com'è contraddittoria questo outfit? Ciabattine Grinch, pantalone natalizio. Io non so se vi avevo più fatto vedere il mio couscous del pranzo. Alla fine è diventato tipo un malloppo. Il couscous si è mischiato al broccolo, non si capisce più niente, però buono. Se lo provate, fate broccoli. Poi questi sono i siciliani, peperone spellato. Io li passo prima in forno, tolgo la pelle. E ceci, raga, una cosa buonissima. Lo metto in frigo che l'avevo lasciato fuori. Ho deciso di vedermi il Calice di Fuoco, che è il quarto film di Harry Potter, così continuo quello che stavo facendo con Francesca qualche giorno fa. Poi li riguarderò anche con lei, però. Io ho questo problema che quando inizio i film, soprattutto che hanno più di un film, poi non riesco a stopparmi a un certo punto. Metto in pausa così non spoilerò niente a nessuno che ancora non l'ha visti, anche se, ragazzi, se non l'avete mai visti, state fuori. E nel mentre riprendo le cosine che ho tolto quando ho fatto il decluttering, sapete quelle cose lì, e comincio a dividere i pacchettini delle cose che devo regalare un po' alle mie cugine, un po' alle amiche, e insomma faccio dei pacchettini. Ragazzi, primo approccio con la cuccetta vuota. Wendy, ma tu c'entri qui dentro, mami? No, l'odore non lo sente, almeno non del cucciolino. Sentirà l'odore del negozio per cani. Mami, di chi è? Sei felice? Sta roba, mo. È la cuccetta del cucciolo. Già ne sta portando l'attimo lavoro. Beh, Gwenda, da brava viziata, ha deciso di appropinquarsi anche di questa cuccia. Non è mai stata in una cuccia in camera mia, ora si deve mettere qua. Scusa, esci? Rimani lì? Oh, brava. Per cena ho fatto tutto al forno le patate dolci. Vabbè, queste, non fate caso, le parti scure sono tagliate a mano, quindi sono un po' più sottili. Stessa cosa le zucchine. Quelle un po' più sottili se ne sono andate proprio a farsi benedire, quindi poi mia sorella dovrà togliere dei pezzetti. Poi io mi sono finita il couscous che avevo a pranzo, un pezzetto di avocado che ho trovato nel frigo, e a mia sorella invece le ho messo delle polpettine al forno. Adesso sono passata a vedere l'Ordine della Fenice, che è un altro di quelli che mi piace tanto, anche se è super triste. Però c'è più parte Ginny e a me piace da morire, quindi sì. Qui abbiamo un raro esemplare di Wendy che si fa riprendere mentre mangia. Evento più unico che raro. Eccola qua. Che poi devo ancora capire perché si trasporta i croccantini in giro, ma cioè è come se uno mangiasse il boccone a tavola, poi si mette a fare di questo tutte le volte. Torno al tavolo e rimando già. Come gli va? Ok, ho appena finito di mettere a posto la cucina, caricato la lavastoviglie e svuotata, pulito il piano. Mamma mia, ragazzi, una cosa da maniaca compulsiva che io adoro fare, pulire il piano cottura e i fornelli. Vi giuro, metto là cicicicicic e tutti gli angolini. Infatti mia madre dice sempre, ma oggi li pulisci tu? Qui invece abbiamo il cagnolino in attesa che la mamma si poggia sul divano, che oggi è tutto mio perché i miei stanno a cena fuori. E continuo a guardare Harry Potter. Ragazzi, mi sono fatta la mia skincare notturna. Sono pronta per andare a dormire. Ho anche già il bite, quindi se sentite che parlo strano è per quello. E mi stavo anche scordando di registrare quest'ultima clip prima di andare a dormire. Diciamo che è relativamente presto. Sono le 11:30, ma tanto mi metterò a fare cose al telefono, eccetera, eccetera. E poi ciao. Detto ciò, per oggi il vlogmas è terminato. Noi ci vediamo direttamente domani. Vi mando un bacione e ci vediamo presto.